Buondì a tutti, cari viandanti della rete. Come preannunciato dal titolo della guida, oggi andremo a vedere come installare le mod su Grand Prix Legends, titolone del 1998 che prevede, famoso per la sua infamità, che prevede di guidare delle automobili nel campionato di Formula 1 del 1967. Ma la community ha creato campionati di qualsiasi tipo. Oggi andremo a vedere quello del 55 perché è pieno di auto, tra l'altro auto italiane anche, quindi due tipi di Ferrari, Maserati, Lancia, cose che... Ah, ai miei tempi! E andremo a vedere tutti i software che servono per installare e anche dei link per scaricarvi le piste perché dovrete scaricarle a parte e potreste incontrare qualche problema, qualche link rotto. Bando alle ciance, mi trasformo in bianco e nero e andiamo a vedere come si fa. Bene, per iniziare l'installazione della mod del 1955 andiamo sul sito che vi metto in descrizione, comunque gplworld.de, perché faccio molto l'inglese. Qua ci saranno una marea di informazioni, tra cui come installare le mod. E prima di installare le mod ci serve questo affare qua, in particolare Gen Plus. Quindi andiamo qui e ci scarichiamo Gem. Ci saranno un po' di lamentele perché sono file un po' vecchiotti e quindi non sono magari firmati a dovere. Gem è, io l'ho già installato ed è, come vedete, funziona su Windows 11 ed è tutto quello che serve per avviare le mod di Grand Prix Legends. Vedete, qua potete scegliere il campionato, la gara e la vettura. Qui ho già installato la mod 1955. Qua potete scegliere anche il campionato e la vettura. Ma questo è quello che dovete installare praticamente, quindi Gem Download, si scarica il pacchettino, lo si installa come al solito. Fangio. Avanti, 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 avanti. Ok. Io ho già installato tutto, ma lo reinstalliamo così tanto per. Sì. E questo ci permetterà di avere questo pannellino. Ora dobbiamo installare le mod, perché questo è il metodo per gestirle, no? Torniamo qui. Qui sotto ci sono una marea di mod. Dalla Legends of GPL, che è quello più recente, che è un campionato tra le vetture che hanno vinto tutti i campionati delle mod qui sotto, e come vedete sono vari mod, c'è la Stratos, c'è il campionato Sport, le Can-Am, che erano un campionato con abbastanza interessanti innovazioni. Praticamente potete vedervi i campionati dal 65 in avanti fino al 69. Praticamente potete farvi la vostra carriera da pilota storico. Ma io vado a scaricarmi quella del 55, che credo sia interessante dal punto di vista storico, perché le vetture sono molto diverse da quelle del 67. Sono delle tutto avanti, cioè, perdon, non tutto avanti, scusate, motore avanti, trazione posteriore, ci saranno, ma per lo più auto italiane, con la Mercedes come grande avversario, come auto tedesca avversaria, e quali potete vedere. Altro, questo sito è molto vintage, c'è cioè la Gordini, per esempio, la Vanwall, la Connaught, vabbè, Ferrari, la mia preferita, la Maserati di 250, la vincente dell'anno, la Lancia, mi sembra con Fangio, la Mercedes-Benz, e tra l'altro, se non sbaglio, in questo campionato c'è anche una Mercedes-Benz a ruote, una Formula 1 a ruote coperte. Poi le hanno vietate. Come vedete, questo è azzurro Francia. I colori qua sono ancora quelli delle nazionalità, no?
Per lo più, cioè il team principale hanno il colore della nazionalità, quindi tutte le auto italiane sono tutte rosse, quindi Ferrari, Maserati e Lancia sono tutte rosse. Lancia ha queste due prese d'aria di fianco. Questa è la Mercedes e questa è la Mercedes con le ruote coperte. Bene, quindi scarichiamo la mod. Ah, voglio segnalare una cosa, vedete tutti questi link con un SRMZ? Sono tutti rotti. C'è un SRMZ, ma si trova in un altro link che vi devo mettere in descrizione. Sim Racing Mirror Zone. Che però va da un'altra parte. Ecco qua. E adesso poi vi faccio vedere. Allora, intanto scarichiamo la mod con anche la patch per aggiornare. Ovviamente si lamenta che il download non è sicuro, ma noi ci fidiamo, amico amico. Vabbè, le avevo già scaricate, facciamo che le vado a prendere in download. Qua, lo avvio. Questo è l'installer della mod normale, vi potete installarla anche nella cartella principale del gioco. Io ho fatto una, l'ho copiata, l'ho messa in una cartella a parte. L'installazione non è piccolissima. Da lì questi pop-up che dicono non dovrebbero averci problemi. Questo è un grosso problema. Quindi dobbiamo scaricare le piste a parte, ecco, vedete quando vi dicevo del link rotti? Questo potrebbe essere un problema perché vi dovete scaricare le piste a parte, la maggior parte dei link che trovate su internet è rotto. C'è questo simpatico sito, GPL Dance The Fast Lane, tutto su The Fast Lane, che dovrebbe aiutarvi. Adesso andiamo a vedere, per esempio, 55 Buenos Aires numero 2, quindi andiamo a vedere B, ci sarà Buenos Aires. No, eccolo qua, Buenos Aires 1955, Gran Premio della Repubblica Argentina da Ginetto. Magari vi faccio anche un pacchettino per installarvele, perché anch'io le devo installare tutte a mano adesso. Ovviamente ognuno c'è il suo installer a parte. Ah, perché è 67 season, la stagione 1967. Ok, allora mi installiamo qua. Ok. E questo in teoria dovrebbe essere installato. Spa-Francorchamps del 55, Monza 10K, ce l'ho in altra maniera. Aintree. Vabbè, comunque dovete installare le piste a parte, passando da questo sito che mi sembra che bisogna scaricarle previa iscrizione. Andiamo avanti. Installazione completa. E vabbè, qua l'avevo già installata. Quindi passiamo alla patch che c'era, quindi 55 mod, ecco qua. Ok. E qua semplicemente me la copia le macchine aggiornate in una sottocartella. Bene. Ora che abbiamo installato tutto, dobbiamo far partire il nostro bello gem nella sottocartella, nel mio caso GPL 55, in realtà si possono installare anche in GPL normale. Anzi, facciamo una cosa, facciamolo ripartire perché secondo me ha bisogno gem.
Ok. Qua vede Buenos Aires. Non vede quello là. Ok, qua ci sono le varie vetture. Io direi che andiamo sulla Maserati, che è la mia preferita perché almeno è guidabile. Userò un controller perché sennò non è fattibile la cosa. Igor è per giocare su internet, non ho ancora provato a giocarci, quindi fidatevi. Qua ci sono i vari metodi di renderizzazione. Con il V2 è quello fatto dalla community, quindi va benissimo. E via, che si parte. La splash screen si è aggiornata. Abbasso un attimo il volume del desktop. Qua è già tutto selezionato. Buenos Aires non ho idea di come sia. Ed ecco qua. Allora, vediamo. È Scuderia Centro-Sud. Con la nostra bellissima Maserati e i vari dati che interessano. Abbassiamo un po' il rombante motore della nostra Maserati. Bello! E qui potete vedere un bellissimo fermo ai box perché non mi ha capito i tasti. Ok. Options. Ok. No, al contrario. Riproviamo. E via. E questo è più o meno quanto. Se vi interessa, magari posso vedere se si riesce a installare anche sulla Steam Deck, che è un po' equivalente di giocarlo con il controller, che non è il massimo, ma va bene. La Maserati è la migliore come manovrabilità. Notare le misure di sicurezza che c'erano ai tempi, cioè ti tirano giù come i birilli qua. Chi è che guarda il Gran Premio? Quinta marcia. Ok, si pela l'acceleratore anche qua. Sono meno scorbutiche del 67 queste qua, non sono macchine anche più. Adesso sto andando come velocità nonnina anche perché non conosco la pista. Piano anche a frenare, perché anche questi hanno i freni, non sono a disco. Italo disco non c'era ancora, per fortuna. Ok, dalla prima gara della stagione, forse? Boh, sinceramente non lo so, dovrei informarmi. Vi rimando a canali di che ne sanno di più di me, tipo quello di Car Vanguard Racer, CVR. Eccoci qua, mi chiedevo la prima volta che mi sarei girato. Salve, posso stirarvi i piedi? Grazie. Sono girato solo una volta sul traguardo, praticamente. Staccatona. Sto andando meglio del previsto. Sto andando come previsto.
E ok, rieccomi tornato a colori. Pensavo peggio. La Maserati è ancora la mia preferita. Comunque, vi è piaciuta questa guida? Volete vedere delle altre? Volete provare a vedere se si riesce a installare le mod anche su Steam Deck? Ho fatto una guida per installare il gioco su Steam Deck, andatevela a vedere. E nonostante tutto, il Steam Deck è anche abbastanza manovrabile, quindi potete portarvi GPL ovunque volete. Gran vantaggio. E se vi piace, mettetemi un like, iscrivetevi al canale che vi porto altre guide, altri miei gameplay in cui mi schianto contro delle balle di fieno. A presto e il vostro buon coach vi saluta. Ciao!